Ci sono quattro cose che potrebbero distruggere Bitcoin. E per distruggerlo intendo proprio mandarlo a zero o quasi, oppure renderlo inutilizzabile o inutilizzato. E nel video di oggi andiamo a vedere quali sono queste quattro cose, ma soprattutto qual è la probabilità effettiva che accadano. In altre parole, ci dobbiamo preoccupare di queste cose qui, oppure è tutta fantasia o quasi? Lo scopriremo. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Dite la verità, quante volte vi è capitato di chiedervi chissà qual è la cosa peggiore che potrebbe capitare a Bitcoin e che potrebbe comprometterlo in maniera irreversibile, che non si torna più indietro e che il danno è irrimediabile? Beh, innanzitutto vi chiedo di dirlo con me, quindi di scriverlo nei commenti. Vi faccio io questa domanda. Scrivete ciò che secondo voi è la peggior cosa che può capitare a Bitcoin. Io ho raccolto un po' le mie idee e ho deciso di fare un elenco delle quattro peggiori possibilità e di condividerlo con voi in questo video insieme a un commento sull'effettiva probabilità che accadano. Iniziamo subito dalla prima, l'avvento dei computer quantistici. Il computer quantistico è una macchina in grado di eseguire calcoli con una potenza incredibilmente superiore, quindi una maggior velocità, e inoltre con degli algoritmi differenti, pensati apposta appunto per i computer quantistici, in grado di aggirare alcuni sistemi di crittografia attuali, contemporanei, tra cui quella a curva ellittica. Si dice che un computer quantistico sufficientemente potente possa invertire di fatto la crittografia a curva ellittica. Quest'ultima è quella sulla quale si basa la derivazione delle chiavi pubbliche dalle chiavi private. Normalmente dalla chiave privata si può derivare la chiave pubblica, ma non viceversa, altrimenti sarebbe veramente un rischio enorme per la sicurezza di tutti gli holder di Bitcoin. Ebbene, i computer quantistici riusciranno teoricamente a fare questa operazione nel momento in cui se ne riuscirà a costruire uno con una potenza sufficiente. Quando accadrà questo? Che conseguenze avrà? Siamo in pericolo? Dobbiamo preoccuparci? Allora, delle stime di norma dicono che ciò accadrà nei prossimi 10 anni circa, quindi una stima di massima è questa. Non si sa bene quando, perché è una tecnologia molto nuova, i computer quantistici attuali non sono neanche lontanamente potenti tanto quanto è necessario per rompere questa crittografia, quindi per il momento non ci dobbiamo preoccupare. Nel momento in cui ci sarà a disposizione la potenza sufficiente, io penso che le preoccupazioni saranno ben diverse, perché se ci pensate, la crittografia a curva ellittica è alla base di qualsiasi applicazione della crittografia stessa. Stiamo parlando delle applicazioni bancarie, i circuiti di carte di credito, le credenziali di qualsiasi portale. Insomma, ci sono problemi, direi, a livello mondiale, di sicurezza mondiale, ben più gravi del fatto del poter craccare la chiave privata di Bitcoin. Questo perché lo sto dicendo? Perché sarà interesse del mondo della crittografia evolversi e proporre degli algoritmi cosiddetti quantum resistant. Io avevo fatto un video un po' di tempo fa dedicato proprio al topic del computer quantistico, ve lo lascio magari qui linkato, è un po' vecchiotto ma è sempre attuale. Non è che siano cambiate molto le cose. In quel video ho indagato un po' meglio sul funzionamento del computer quantistico e soprattutto sulla potenza necessaria, facendo anche qualche proiezione per l'appunto nel futuro, giungendo comunque alla medesima conclusione. Non ce ne dobbiamo preoccupare, i primi computer quantistici sicuramente verranno utilizzati per scopi militari o comunque di segretezza riservati ai servizi segreti, non verrà divulgato. Io ho il computer quantistico abbastanza potente perché altrimenti il mondo prenderebbe provvedimenti. Quindi sicuramente l'obiettivo non sarà andare a craccare Bitcoin. In ogni caso ci vorrà tanto tempo per arrivare a quel punto e nel mentre gli algoritmi di crittografia evolveranno.
Quindi ci sarà un upgrade, un fork di Bitcoin attraverso il quale si passerà alla derivazione delle chiavi private, scusate, delle chiavi pubbliche da quelle private, con un algoritmo quantum resistant, e quindi potremo tranquillamente sopravvivere ai computer quantistici. Il secondo grande pericolo è il cosiddetto 51% attack, che consiste nella possibilità da parte di chi possiede più del 50% dell'intero hash power della rete Bitcoin di andare a fare delle modifiche agli ultimi blocchi, o meglio di andare a fare double spending, quindi andare a utilizzare i propri Bitcoin due volte, sostanzialmente fare una spesa doppia delle proprie coin, grazie al fatto che prima della validazione di un blocco è possibile per l'attaccante andare a riscrivere le transazioni e quindi modificarle. Questo chiaramente ha degli effetti molto gravi, perché si tocca un tema che è cruciale per Bitcoin, il tema della sicurezza. Bitcoin ha il valore che ha buona parte perché è un network sicuro. La sicurezza di Bitcoin è ciò che lo rende di fatto l'asset che è, il network che è. La possibilità di transare delle coin in maniera decentralizzata e trustless è importante solo se lo si può fare in maniera sicura, quindi se non c'è il rischio che qualcuno vada a modificare la scrittura di queste transazioni. Con il 51% attack ciò sarebbe possibile. Qual è la probabilità che questo avvenga? Allora, i rischi sono di due tipi. Il primo, legato alla creazione di hardware di mining di fatto estremamente potenti, talmente potenti che possono andare a sovrastare quella che è la potenza del resto del network. Come ben sapete, la potenza di tutto il network è costantemente crescente, a parte in quest'ultimo periodo a causa della Cina. Per andarla a sovrastare ci vorrebbe veramente una mining farm gigantesca, potentissima e soprattutto costosissima. Credo che nessuno abbia l'interesse di andare a investire una somma così elevata al solo scopo di andare a fare danno a Bitcoin, che poi, come vedremo, è un danno circoscrivibile, non per forza devastante. Sarebbe un investimento, ripeto, di un capitale immenso buttato via, perché l'unico effetto che si otterrebbe è davvero l'andare a minare un po' l'integrità e la reputazione di Bitcoin. Poi ci rimane tutto l'hardware acquistato lì da buttare via, e veramente è una spesa gigantesca. L'altra possibilità è che i pool, i mining pool, quindi quei nodi dove i piccoli miner vanno ad afferire per poter permettersi di minare anche loro, i quali poi gli ridistribuiscono le ricompense in maniera proporzionale alla potenza che vanno a dare all'intero pool. Immaginatevi che tanti di questi pool si mettono insieme allo scopo di ottenere appunto il 51% o più della potenza, si coordinano al fine di fare un attacco mirato contro Bitcoin. Anche questa sarebbe un'assurdità, perché innanzitutto tanti pool si dovrebbero mettere insieme. Fino a che c'era la Cina, di fatto la Cina controllava la maggioranza dell'hash power, e questo era un potenziale problema. Molti lo vedevano come tale, proprio perché si diceva: se alla Cina gira l'idea di andare a fare del danno a Bitcoin, lo può fare. Parzialmente vero, come vedremo tra poco, ma di fatto avevano un enorme potere da un punto di vista di hash power. Adesso questo problema non c'è più, è una delle cose positive, delle conseguenze positive dell'estromissione della Cina dal mining di Bitcoin, ma di fatto c'è sempre la teorica possibilità che tanti pool, tanti attori si mettano insieme, si coordinino al fine di accentrare la loro potenza computazionale e fare un attacco contro Bitcoin. Perché? Perché lo dovrebbero fare? Non lo so, perché di fatto loro stessi hanno un business remunerativo che si basa su Bitcoin, e quindi andarlo ad attaccare sarebbe controproducente, quantomeno. Loro perderebbero del tutto la credibilità dei miner che andrebbero altrove, verrebbero estromessi dal network e alla fine avrebbero una perdita economica importante.
Qual è il danno effettivo che un 51% attack può fare al network Bitcoin? Come vi dicevo, è la modifica degli ultimi blocchi, delle ultime transazioni. Di certo non è possibile che vadano a rubare i Bitcoin di qualcuno, perché attenzione, il 51% attack non va a svuotare dei wallet o a creare delle transazioni per qualcun altro, perché le chiavi private degli altri non le hanno. Il massimo che possono fare è annullare le transazioni che voi avete fatto, oppure loro stessi, come vi dicevo, spendere i Bitcoin due volte, perché fanno una transazione, poi l'annullano e la rifanno in un'altra versione del blocco che riscrivono loro. Loro hanno il potere di riscrivere i blocchi, di riorganizzare gli ultimi blocchi. Tuttavia il network se ne accorgerebbe, perché è una cosa che si vede facilmente. Non appena ci sono anomalie nella blockchain, ci sono dei controlli che vengono fatti e le evidenziano. Quindi nel giro di poco loro verrebbero in qualche modo estromessi, o tramite un fork o tramite qualcos'altro, oppure i miner stessi che gli danno potenza ai pool se ne andrebbero non appena scoprono che la loro potenza è usata per scopi malevoli. Quindi il danno sarebbe ridotto e sempre soprattutto a scapito dei pool stessi. Quindi diventa non conveniente. Io penso che la probabilità sia estremamente bassa. Lascio fuori tutti i complotti, ma i governi possono fare un attacco contro Bitcoin di questo tipo, perché anche lì il danno sarebbe ridotto, la spesa per un attacco del genere gigantesca e assolutamente non giustificata, lato reputazionale e lato meramente economico. Quindi questo rischio mi sento di escluderlo abbastanza. Tra l'altro, anche se dovesse aver successo, vi faccio un esempio recentemente accaduto: Ethereum Classic ha subito più attacchi al 51%, anche Litecoin, e sono sempre lì. Vabbè, questo faccio fatica a spiegarmelo, perché di fatto la loro sicurezza è estremamente bassa, perché il loro hash power è basso, ma non voglio andare off topic. Passiamo al punto numero 3. Le regolamentazioni, ovvero la possibilità che arrivino delle leggi talmente restrittive nei confronti delle cripto da far passare la voglia all'utilizzatore medio di appunto detenerle, acquistarle o utilizzarle. Bandire Bitcoin chiaramente è impossibile, perché sarebbe come davvero spegnere internet. Però non è necessario arrivare a bandire Bitcoin per andare a distruggere il suo valore. Basterebbe dire: è illegale possedere Bitcoin, oppure io non ti rendo più possibile fare la conversione da Bitcoin a valuta fiat, che il suo valore crollerebbe, perché non ci sarebbe più investimento, ok? Il valore di Bitcoin, il prezzo, è sostenuto dalla domanda. Se la domanda arriva da tanti investitori istituzionali e non che vogliono allocare capitali in esso, il prezzo può aumentare, la domanda cresce. Ma se Bitcoin viene estromesso da tutto questo settore senza la necessità di bandirlo, chiaramente il prezzo andrebbe a scendere notevolmente e rimarrebbe confinato in una nicchia più piccola. Tuttavia bisogna farsi delle domande, ovvero: come potrebbe accadere uno scenario di questo tipo? Tutti gli stati o quasi dovrebbero in qualche modo coordinarsi per dire: bandiamo il possesso di Bitcoin, rendiamolo illegale, non permettiamo le transazioni. E questo da un lato non è facile per questioni geopolitiche comunque, e dall'altro scatena comunque dei dubbi, delle domande da parte degli stati stessi, secondo me, che sono: ma mi conviene fare una cosa di questo tipo oppure no? Perché facendo una cosa di questo tipo andrei a creare un, passatemi il termine, mercato nero gigantesco, e quindi andrei a minare un po' la solidità anche finanziaria e economica di alcuni stati. Questo accade anche in altri ambiti che non sono monetari. Il mercato nero non è mai una cosa positiva, è meglio tenerlo alla luce del sole. In seconda battuta, uno Stato si andrebbe a negare la possibilità di ricevere, di portare al suo interno capitali e investimenti da parte di chi vuole investire nel settore, fare impresa nel settore e in qualche modo utilizzarlo come centro del suo business, centro dei suoi affari. Uno stato pionieristico, guardate gli stati attualmente pionieri di questa tecnologia, portano menti e capitali al loro interno. E paradossalmente si è vista per un attimo la possibilità che degli stati conosciuti come terzo mondo
possano andare a fare, ad avere un boost, un'accelerazione pazzesca nel loro sviluppo proprio grazie a questo. E pensate, uno stato già sviluppato che ha la possibilità di cavalcare un trend del genere, perché non lo dovrebbe fare? Il tema delle regolamentazioni è uno dei più, secondo me, scottanti, proprio perché a seconda di quale regolamentazione prenderà piede, il destino di Bitcoin potrebbe rallentare o cambiare, soprattutto in alcune aree geografiche. Io mi aspetto che la regolamentazione nel tempo sarà un qualcosa di chiaro da un punto di vista soprattutto di passaggio da valuta fiat a cripto, proprio perché quella è un po' la criticità, lo stesso per quanto riguarda le stablecoin, proprio per un tema di riciclaggio e di monitoraggio dei flussi di denaro, ma io non credo che si arriverà mai a dire bandiamo il possesso di criptovalute. Solo uno stato estremamente retrogrado potrebbe pensare di fare questo, e sarebbe uno stato che si autocondanna a non svilupparsi. Infine c'è quello che secondo me è il rischio realmente maggiore, il pericolo nascosto, il cosiddetto cigno nero, ovvero qualcosa che non ci aspettiamo. Noi stiamo sempre a pensare a queste cose, alle regolamentazioni, alla sicurezza, agli hacker, a tutte queste cose che abbiamo citato finora. Però ci sono un'infinità di altre cose che potenzialmente non conosciamo e magari ci si presentano da un giorno all'altro, ci colgono tutti alla sprovvista e fanno un danno irreparabile a Bitcoin. Bitcoin, essendo una tecnologia ancora nuova, è vero, si è dimostrata molto antifragile, come si suol dire, ovvero resiste a questi attacchi anche inaspettati. Se ci pensate, dal nulla che era, è arrivato a valere più di un trilione di dollari come asset, e quindi è evidente la sua forza. Più lo attacchi, più rischi di danneggiarlo, cerchi di escluderlo da qualsiasi cosa, e più lui si rafforza. Questo minimizza, da un certo punto di vista, il rischio di questi cigni neri, proprio perché è molto resiliente, si rafforza dagli attacchi che subisce. Però non dobbiamo dimenticarci che è una tecnologia molto nuova, ha poco più di 10 anni di vita, e quindi i rischi ci sono e vanno assolutamente considerati. Questo cosa vuol dire? Non li possiamo prevedere i cigni neri, però vuol dire che dobbiamo stare attenti da investitori semplicemente a non andare all in sulle cripto, a meno che non vogliamo addossarci questo potenziale rischio. Poi qualcuno dice, ok, ma allora anche negli altri mercati ci sono rischi sistemici di questo tipo, l'azionario è in bolla e potrebbe collassare da un momento all'altro, qualcuno dice, è vero, sono tutte cose vere, i rischi di cigno nero sono sempre dappertutto, però quello che voglio dire è semplicemente di non trascurarlo. Potrebbe far parte di questa categoria, anche se molto più improbabile, un bug nel codice, nel software di Bitcoin. Era accaduto un bel po' di anni fa, solo una volta nella storia di Bitcoin, hanno scoperto un bug che permetteva la creazione di infiniti Bitcoin, in sostanza, solo che è stato risolto in tempo brevissimo, è stato aggiornato chiaramente il protocollo e basta, quello è l'unico bug che ricordiamo nella storia di Bitcoin. Però la probabilità, la possibilità, o meglio, esiste, quello potrebbe essere uno di questi cigni neri. Nonostante il codice sia open source, verificabile, e ci sono le migliori menti dietro al protocollo Bitcoin, quindi questo ne riduce estremamente la possibilità, però esiste. Bisogna sempre tenerli in considerazione. Bene amici, queste sono le quattro cose che mi sono venute in mente come rischi maggiori legati alla possibilità di distruzione di Bitcoin. Come avrete visto, sono tutte probabilità infime, anzi la maggior parte di questi rischi io quasi non li considero perché li reputo inesistenti, però secondo me è un tema di discussione interessante anche solo per parlare e riflettere. Quindi vi rinnovo la domanda: secondo voi qual è la cosa peggiore in assoluto che potrebbe accadere a Bitcoin? Scrivetelo nei commenti così ne discutiamo insieme. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.